Davide Rosci non ci sta e attacca media e forze dell'ordine. Il leader di azione antifascista Teramo, finito ieri mattina agli arresti domiciliari per chi è accusato di aver partecipato agli scontri di Roma del 15 ottobre scorso, ha voluto dire la sua e ha affidato ad alcuni suoi amici una lettera in cui ha fornito la propria versione dei fatti sulla vicenda. Gli amici hanno incontrato i giornalisti ieri sotto i portici in Piazza Marte in una sorta di conferenza stampa improvvisata e hanno letto una lettera e hanno intonato anche dei cori di solidarietà all'amico, chiedendone la remissione in libertà. Rosci nella Missiva ha voluto escludere il coinvolgimento di azione antifascista Teramo da questi fatti così come l'appartenenza degli altri teramani e domiciliari allo stesso gruppo politico. Nella lettera si evincerebbe una forzatura nel raccontare i fatti da parte delle forze dell'ordine e dei media che avrebbero caricato l'attenzione su quegli incidenti. Il discorso è stato poi spostato sul piano politico con un'accusa al governo dei tecnici. Riprendiamoci il futuro, lo slogan con cui Rosci conclude la lettera, parafrasando, c'è Guevara. In attesa di nuovi. Gli sviluppi di indagini e di ulteriori decisioni del GIP di Roma, però Rosci rimarrà ai domiciliari. Il legale Filippo Torretta presenterà la settimana prossima l'istanza al Tribunale del riesame di Roma per la rimissione in libertà. La difesa punta almeno ad ottenere un provvedimento meno restrittivo come l'obbligo di dimora.